Ragazzoli belle, ragazzole bellissime, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Allora raga, oggi video veramente particolare e piccante, perché è successo un qualcosa di veramente insolito, un qualcosa che non mi era mai successo. Quindi adesso vi vado a spiegare bene nel dettaglio di cosa sto parlando. Era una giornata del tutto normale, stavo come sempre giocando Fortnite in arena, come al mio solito d'altronde, mentre che ero in live sul mio canale Viola, che peraltro, apro una piccola parentesi, mi trovate in live tutti i giorni dalle 16 sul mio canale Viola. E io ragazzi vi aspetto anche semplicemente per un saluto, trovate il link del mio canale qui sotto in descrizione. Cosa è successo ragazzi? Praticamente stavo giocando delle arene e dopo tante ore di arene mi ero un po' annoiata, quindi ho detto bene ragazzi, andiamo a fare qualcosa di molto divertente e piccante. Le due con riempimento. Le due con riempimento ragazzi, qualcosa di più troll e più assurdo di questo penso che non esista su Fortnite. Ma dato che a me piace comunque trollare in duo, ho detto vabbè, facciamo delle duo così tanto per. Mi sono imbattuta in tanti bambini e gente veramente molto strana e ambigua, fino a quando in una partita mi sono imbattuta in uno youtuber italiano veramente molto 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 conosciuto. E da lì ragazzi è iniziato veramente il delirio. Delirio perché sia io che lui inizialmente non eravamo sicuri di essere ovviamente le persone vere, ovvero lui non era sicuro che io fossi Kuratomis, come io non ero sicura che lui fosse veramente quella persona, ok, che non vi dirò il nome perché dovete scoprirlo nel video. A un certo punto abbiamo iniziato a parlare e da lì abbiamo scoperto di essere i veri. E da lì ragazzi è successo veramente il panico. Ci siamo divertiti tantissimo insieme. Abbiamo fatto una partita veramente mega galattica su Fortnite e abbiamo riso e scherzato tutto il tempo. Infatti è stato veramente un piacere per me incontrare questa persona così per pura casualità su Fortnite in duo con riempimento. Quindi ragazzi, prima di iniziare con il video mi raccomando iscrivetevi, cliccate appunto il bottone iscriviti e cliccate anche la campanellina, così che almeno vi arrivino le notifiche ogni volta che pubblico un video sul mio canale. Ma detto ciò ragazzi, ora non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito al video. Una buona visione. Humble. No ma aspetta, ma è Erditi veramente? No, è impossibile ragazzi. Mi sa che è veramente lui. Raga, Erditi veramente. È italiano, è uno youtuber. L'ho conosciuto anche tipo al GV, a Lucca, non mi ricordo. Erditi, mi senti? Pronto? Oh là, ma sei, cioè, sei veramente tu, giusto? Salve! Ma non ci fossi... Ma, cioè, stai facendo anche tu le due file, veramente? Sì. Le sto facendo anch'io. Ma in che senso? Te giuro, le sto facendo anch'io. Ho detto, raga, ma mi sa che è veramente Erditi, perché, cioè... Ma tu hai proprio cercato due riempi? Sì, è da un'ora che le sto facendo. Ah, pure io, cioè io sono da poco in realtà. Ah, io da un'oretta, cioè... What? Ma io pensavo che era uno che si chiamava così a cazzo di cane. No, no, sono io veramente. Infatti ho detto, mo, cioè, da un'oretta che le sto facendo per trollare. Poi leggo il tuo nome. Vabbè, e mi... fai, te ne privi? Vabbè, io una duo, me la faccio, sinceramente, mi faccio carriare. Posso farmi carriare? Ma no, ma la vinciamo, cioè. Cioè, la vinciamo. Ah, vedi che io sto avendo abbastanza problemi col computer, quindi molto ovviamente farò a più cagare di quanto già lo faccio, ok? Vabbè, non ti preoccupare. Ma di la verità, Claudio, è vero che mai stream snappato? È vero? Ma non è vero! Ma come no? Sì, di la verità. Di la verità, l'hai fatto apposta a trovarmi, vero? Ma no! Sì, ti giuro sì, di no. Sì, sì. Il bello che ho appena finito. L'ho fatto io apposta. Ho appena finito un game con un italiano conosciuto così a random, cioè. In questo momento. Ah, era pure lui uno streamer? No, 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 lui no, lui no. Ma io te lo giuro, appena ho visto, sono stato in silenzio per capire se era qualche bambino, sai, magari si hanno messo un tuo nome. Sì, 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 ho capito. E infatti anch'io ho detto, ma sarà lui, non sarà lui? E certo che lui! Ludovico Arene, le veline! Arrivo, aspetta, guarda, mi sta venendo. Va tranquillo, va tranquillo. Ok. C'ho solamente un'arma, non so quanto ti posso essere utile, però io sicurezza ci provo. Aspetta che metto un marinone per lo shield. Mega incredibile! È bianchissimo, posso, è bianchissimo. No, mi sa proprio che sono morto. E mi sa che sì. Potete che mi devi carriare. Ma rimba fuga io Laura, io adesso voglio rimanere morto per tutta la partita. Ma cazzo. Non ho niente. Io c'avevo un arco che puoi scappare. Esattamente quello. Almeno così prendi e te ne scappi. Voglio farmi carriare. Non ho niente, sto messo malissimo. Ma vada, vada, lei scappa. Anche se non mi prende la card, meglio così, una vittoria più. No, 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 te l'ho presa, te l'ho presa la card. Ah, l'hai presa? Ah, a posto, meglio così. Ma te lo sai, ma Kratomi, ma noi non so se siamo stati insieme a Lucca. Infatti l'ho appena raccontato. 2019. Sì, l'ho appena raccontato. Ah, io. Ok, io era all'inizio poi, non...
non penso che mi conoscevi. Io ti conoscevo perché, grazie a Ciccio, ai tempi, era quello là il periodo più o meno. Sì, sì. Però mi ricordo questo fatto qua, che stavamo facendo la tua, che alla fine non l'abbiamo fatta più perché la connessione, diciamo, che non andava ai tempi dei tempi. Comunque, però facciamo una cosa, non mi curare, ok? Cioè, non mi restare. Perché no? Ma voglio restarti, scusa. No, è più possibilità di vincere, capito? Ma no, facciamo il game insieme. È questa cosa. Sì, 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 sì. Questo è un contenuto, questo è un contenuto. Un super contenuto questo qua, attenzione. È un mega contenuto. Che coincidenza comunque, assurdo. Oh, questo sta restando. Un po' così. Guarda, questo qua vuole rubare. Porca troia. Dai, faccio concentrare. Concentro. Bello! Porca troia. Porca troia. Ce la fa, ce la fa. Ce la fa. Ce la sta per fare. Lo sento. Sì, forse ti conviene più. Cioè, a meno che se te lo fai. Eccolo! Eccolo! Mamma nonna del cornone. Bello. Da! Ci ho rischiato tantissimo. Adesso mi faccio carriare, io l'ho detto! L'ho detto e così sarà fatto. Adesso tu mi resti, ci muoio un'altra volta volontariamente, così almeno. Ma no! Non può succedere questa cosa più spesso. Se ne succede un po' più spesso, fare pro player, ma rimango bucaiola. Non mi ricordo, ma tu streami da su Twitch o su YouTube? Che non mi ricordo. No, su YouTube. Su YouTube. Ah, ok, immaginavo. C'è uno davanti sono a me, mi sa. Sono molto all'antica. Arrivo. Tanto penso che fin quando arrivo già lo sia fatto. Sì, è one shot. Ottimo. Ma hai fatto malissimo anche lui? Che buona prova. Velociulata. Guarda anche l'altro. Oh, bello. Bello. Mi piace. Oh, cazzo. Oh. 66 blu. E uno a terra. Spider. Uno in high, attento. Okay, morto l'altro, morto l'altro, morto l'altro. A posto, a posto. Nel chilling. Oh, guarda. Oh, hai capito? Sembra che... Zitto, zitto. Mi piace. Sta uscendo una bella partita. Ci ho fatto pure 3 kill. Non so come, però... Guarda cosa c'è qui. Ce ne sono due uguali. Possiamo prenderli insieme, se vuoi. Lo sapevo. Faccio anche delle splash. Vieni. Spettacolo. Viene. Voglio provare a fare headshot con l'arco. Ora sono curiosa. Minchia, se lo fai... Uno con Spider-Man. Ti vedo. Ma ha fatto malissimo. Ah, ci ho bruciato tutto. Arrivano. Forse viene pure a pushare. Sì. Lo pusho. Sta qua. Me lo sono fatto. Uno a terra. Arriva l'altro. Bianco, bianco, bianco. Porca puta. Posto, apposta, apposta, apposta. Ma cosa? Ah! Madonna, sto arco è fastidiosissimo. No, impossibile. No, questo brucia tu. Ma che rompe le palle. Ah, finisci. Ma è troppo forte questo arco qui. Quello delle fiamme, sì, cioè, è insano. È l'ultimo team, ma comunque. Ma dov'è che sta? Sono a nord-est, nord-est. Oddio. Oh, uno l'ho fatto. Bravissimo, bravissimo. Uno quasi craccato a sinistra. Ottimo. Mi avvicino a quello di sinistra. Io pusho. Mi ha fatto parecchio male. Te l'ho quasi craccato. Craccato, craccato, craccato. Provo a pusharlo. Ok. Arriva minchia da te. È mortissimo, minchia sei morto. Minchia sei morto, è morto. Craccato anche l'altro. Bello. E si va. Ma minchia, non ti posso trovare più spesso, porca vacca. Devo trovare più spesso. Non vinco al 15-18. Almeno la vittoria l'ho fatta. Dai, però è stato fighissimo che ci siamo beccati, eh. Cioè, è troppo bella sta cosa. Minchia, sarà troppo. Senti, ma se ti manda richiesta. Sì, te la mando io perché ce l'ho bloccata, aspetta. Ah, ok, vada. Si può fare da qua o devo farlo da fuori? Non so come funziona, cioè non l'ho mai fatto da qua. No, si può fare pure da qua. Sì, si può fare pure da qui. Ok, dovrebbe esserti arrivata. Esco eccola qua. Vedi un po', a posto. Oh, guarda, mi è stato un piacere. Un piacere per me, carissimo. È stato bellissimo. Un piacere. Alla prossima. Alla prossima. Buona serata, buona continuazione. Grazie anche a te, una buona ciao, serata. Ciao, ciao, ciao. Che figata, raga, ma bellissimo. Cioè, che figata.
Cioè, completamente a caso ci siamo beccati. Con RDT, che io l'ho conosciuto a Lucca Comics 2 anni fa, tipo, no, forse anche 3 anni fa. Cioè, è troppo bella sta cosa. Ma sì che è troppo simpatico, ma io non ho mai avuto modo, non ho mai avuto modo di parlarci o conoscerlo privatamente, però si vedeva che comunque già quando l'ho conosciuto da Luca che era una persona molto tranquilla, zero proprio tossicità e tutto, cioè dovrebbero essere tutte così le persone nella community nostra. No, ti giuro, tanta roba, mi ha rifatto la serata questo incontro, cioè assurdo, minchia, le coincidenze e quanto è piccolo il mondo, porca puttana. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, io e RDT ci siamo divertiti veramente tantissimo insieme. Infatti è stato veramente un enorme piacere per me incontrarlo, che peraltro ci siamo incontrati in una maniera veramente troppo strana e troppo casuale. Però sono queste le cose belle della vita ragazzi, quando accadono le cose in modo veramente strano, casuale. Cioè sono secondo me le cose più belle. E niente raga, dalla vostra Cradomis è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti ragazzi.